Da dove sono arrivati i tedeschi? Venivano da là, dalla strada provinciale. Hanno circondato il paese, cioè prima di tutto sono da lì e sono andati da questa parte, poi qui, però più che altro erano di fronte, neanche circondati. Dopo pian piano sono entrati, hanno girato. Perché cercavano il signor Ferri? Sì. E poi quando è iniziata la sparatoria? Ah, quasi subito, perché un ragazzo che abitava lì alle casacce, vedendo questa gente con i camion e con i ragazzi con i fucili, e allora ha avuto paura, si è allontanato da casa correndo verso sull'orlo della macchia. Gli hanno sparato e l'hanno ucciso. E sul tetto sembrava che cadesse la grandine, per cui la nonna, per paura che cadesse la casa, ha aperto la porta per uscire e gli hanno sparato e l'hanno uccisa. Un'altra signora, una molto giovane, sui 30 anni, chiamava i figli perché erano fuori e li chiamava per farli rientrare, dato che sentiva sparare. E l'hanno vista lì sulle scale e l'hanno uccisa, insomma. Quindi hanno sparato così indiscriminatamente ai civili? Sì. E invece Rivo Ferri ha iniziato a sparare? Rivo Ferri abitava lì nella casa, sì. E lui sparava naturalmente, penso di sì, io abitavo qui. Ma è stato l'unico a sparare tra voi di Camazza 7 o c'era... Cioè il cugino che sarebbe il figlio... di quella che è morta, della nonna mia, cioè Mario Ferri. Mario Ferri, quando ha visto che i tedeschi stavano per entrare nel portone di Rivo Ferri, ha sparato. Penso che dopo un tedesco è morto, sarà stato ucciso da lui, naturalmente. E poi, dopo ci hanno fatto uscire a tutti, ci hanno detto: uscite tutti, uscite, uscite, perché buttiamo giù le case. Siamo usciti, ci hanno circondato con le mitragliatrici, naturalmente ci hanno accompagnato fino all'incrocio, fino alla casa dove è morto quel ragazzo, insomma. E lì ci hanno tenuto molto tempo, qua sparavano, dopo non so come hanno fatto con Ferri, sono entrati in casa naturalmente, avranno sparato e lui avrà sparato. Ne hanno portato via 29 persone. E dopo hanno portato via, tra i quali mio padre, sì. E hanno portato via tutti gli uomini e li hanno portati a Rimini e laggiù ne facevano, ne rilasciavano per esempio 3 o 4 alla settimana, ne rimandavano a casa. Mio padre fra gli ultimi, naturalmente. Era rimasto fra gli ultimi 4. Ah, quindi è scappato con i bombardamenti? Sì, ma li mandavano a levare le bombe dalla ferrovia, insomma, lì a Rimini? Sì, a Rimini. Lì alla stazione li mandavano a levare le bombe che non erano esplose. Sì. E ad un certo momento hanno bombardato, le bombe sono cadute anche sulle carceri e mio padre con altri 3 è riuscito a fuggire ed è tornato a casa. E quando è tornato ha detto: è giusto essere tornati oggi, è la festa degli innocenti, era il 28 dicembre.